Cosa stai preparando? Gnocchi alla voragine. Quindi hai fatto bollire le patate. Patate se bollite, sempre con la buccia perché sennò si riempiono troppo di acqua. Ancora calde o tiepide. Sulla spennatoia abbiamo già 300 g di farina. Lei invece sta preparando due rossi di uovo con della voragine scottata nell'acqua. Anche la borragine arriva dal vostro orto? Sì. Adesso impasti tutto, solo farina e patate per il momento. Sì, le patate sono già salate, perché così non si mette sale all'interno dell'impasto, sennò dovrebbe sciogliersi ulteriormente. Il verde. Adesso hai aggiunto le uova e il frullato, diciamo, di uova. Frullato di uova e voragine. Le uova si possono anche non mettere, ma nel caso uno aggiunga qualcosa di liquido all'impasto, tipo le foglie di voragine o gli spinaci o la purè di carote, conviene. Così stanno più compatti. Sono, come si dice, la sicurezza. Ancora un poco. Ok. Allora, prima abbiamo usato la farina 00. Invece adesso usiamo la semola rimacinata per un motivo ben valido. Non far attaccare i gnocchi tra di loro è il secondo motivo. Perché quando facciamo cuocere il gnocco ci mette molto di meno della semola, quindi la semola sta sotto il gnocco, viene a galla. Produzione a sei mani questa. Sì, ma facciamo sempre insieme perché si fa più in fretta. I nostri gnocchi verdi alla voragine li buttiamo in acqua bollente e contemporaneamente ai gnocchi ci buttiamo il sale, che è già in mezzo. Diamo un giro che non si attacchino sul fondo, creiamo una specie di vortice e aspettiamo che vengano a galla. Per metterli in una padella con un po' di olio solo, in modo che non si attacchino. Praticamente tu li condisci solo con olio. Poi dopo andiamo ad aggiungere il pomodoro crudo. Ok. Sopra. E l'olio è crudo? Olio crudo, sì. Cominciano a salire.
Io aspetto sempre che l'acqua torni a bollire, perché così sono sicura che sia cotta la farina. Ci siamo. L'acqua sta iniziando a bollire. Da quell'olio lì è freddo o caldo? Freddo, freddo. Solo il gnocco rimane caldo. Adesso andiamo a fare veloce. Mari? Sì. Questo che cos'è? Pomodoro tagliato? Pomodoro, tapenade di pomodoro molto piccola, fatta scolare con olio e sale solo, semplicemente. Quindi pomodoro crudo? Pomodoro crudo. Sugo crudo. Allora. Un modo di mangiare i pomodori adesso che in questo periodo maturano velocemente. Questo invece è olio, parmigiano e basilico del giardino. Questi piatti sono stati preparati da Alessandra Buglioni di Monari del Real Castello di Verduno.